Ciao amici, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare queste graziosissime scarpine sandalo. Sono molto facili da realizzare come tutti i miei tutorial. Questa misura che ho fatto io è per una bimba dai 3 ai 6 mesi. Naturalmente con il modellino che vi ho dato potete aumentare le catenelle, fare gli stessi giri prossimi che andate a fare in modo da ritrovarvi con una suola più grande oppure meno catenelle, sarà una suola più piccola. I centimetri vanno in base ai mesi dei bambini. Quindi questa qui che vi ho dato con le 16 catenelle con l'uncinetto numero 3 è per una bimba da 3 ai 6 mesi. Se invece volete farla più grande, andate a fare 20 catenelle, che ne so, 18, dipende dalla misura che volete dare alla vostra scarpina. Il modellino base è sempre lo stesso, per questo non vi ho dato dei numeri, perché questo schema qui può andare bene in base al numero di catenelle iniziali. Andate poi a sviluppare sullo stesso modello. Basterà fare praticamente la catenella più grande o più piccola a seconda delle misure che volete dare. Fatele dei colori che più vi piacciono e andiamo a vedere come si fa. Per il neonato la misura sarà di 9 cm complessivi la suola, mentre per un bambino da 3 ai 6 mesi è di 10 cm. Per un bambino invece dai 6 ai 9 mesi sarà di 11 cm la suola, mentre per un bambino dai 9 ai 12 mesi sarà di 12 cm la suola. Quindi in base a queste misure qui, l'importante è andare a fare la catenella della misura che poi vi occorrerà per fare la vostra suola. Andate a fare gli aumenti così come ho fatto, identici a questi. L'unica cosa, dovete modificare il numero di catenelle iniziali. In questo modo ho trovato che è molto più semplice realizzare una suola per una scarpina. Spero di esservi stata d'aiuto con questa mia idea. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare le suole avviamo una catenella di 16 maglie, giriamo la nostra catenella e lavoriamo 16 maglie per questo lato della catenella e 16 maglie per il lato di sotto della catenella. Finito il nostro giro ci andiamo ad unire qui nella prima maglia iniziale e andiamo a chiudere con una maglia bassissima il giro. Per quest'altro giro andiamo a fare 2 maglie alte nella stessa prossima maglia. Per due maglie alte nella prossima. Per e andiamo poi a lavorare fino a metà scarpa a mezze maglie, quindi proseguiamo con le maglie mezze maglie fino a metà della scarpa. Arrivati a questo punto, siamo a metà, andiamo a fare delle maglie basse. Andiamo poi a fare un aumento qui nella prossima maglia, un aumento nella prossima. E un aumento ancora nella prossima. Proseguiamo fino a metà di questa parte a maglie basse. Proseguiamo fino alla penultima maglia con le mezze maglie.
e andiamo a fare nell'ultima maglia 2 maglie alte insieme. E andiamo a chiudere questo giro nella prima maglia alta del giro iniziale. Per quest'altro giro andiamo a fare 2 maglie alte nella prima maglia. 2 maglie alte nella successiva. Andiamo a fare nelle seguenti maglie fino a metà le mezze maglie, così come abbiamo fatto prima. Andiamo a fare delle maglie basse fino ad arrivare a questo punto qui. Arrivati qui facciamo 2 maglie nella stessa maglia, sempre 2 maglie basse. Nella prossima 2 maglie basse nella stessa maglia e così ancora nell'altra per 3 volte. Proseguiamo a maglie basse fino a metà scarpa. E andiamo a fare delle mezze maglie fino alla penultima maglia. Arrivati qui andiamo a fare 2 maglie alte nella stessa maglia e chiudiamo il lavoro come abbiamo fatto prima. Entriamo nella prima maglia qui delle maglie alte con una maglia bassissima e chiudiamo. Andiamo poi a fare un giro di maglie basse tutto intorno per rifinire e possiamo chiudere il lavoro. Andiamo a fare per altre 3 volte questo lavoro qui di queste suole. Dobbiamo farne 4 perché andremo a sovrapporre una sull'altra per fare le 2 scarpine. Vanno fatte allo stesso modo. Terminato il giro di maglie basse, possiamo ora andare ad unire le 2 parti. Andiamo a mettere la nostra soletta all'interno e facendo attenzione a mettere la parte dritta, andiamo a lavorare le 2 suole in questo modo. Magari potete aggiungere anche verso la fine la suola all'interno e andate a lavorare con un giro di maglie basse prendendo tutte e 2 le parti. Inserite il vostro uncinetto e andate a fare la vostra maglia catenella tirando fuori in questo modo, o potete fare le maglie basse come preferite. Inserite in questo modo, tirate fuori e fate la vostra maglia catenella. Dovete prendere tutte e 2 le lavorazioni così in questo modo. Tirate. Volendo, questo passaggio potete fare anche con un altro filato di un altro colore. Andate in ogni maglia e le fermate così fino a
al termine del giro. Ricordatevi di inserire dentro la soletta, questo è facoltativo, potete anche lasciarla così come più vi piace. Finito tutto il giro, potete staccare dopo che avete chiuso tutto e possiamo andare a realizzare la parte di dietro, questa parte qui della scarpina. Posizioniamo la suola in questo modo e dobbiamo andare a lavorare la parte di dietro della scarpina. Andiamo con l'uncinetto un po' di meno della metà in questo punto qui e andiamo a lavorare le nostre maglie alte. Prendiamo il nostro filo e lavoriamo le nostre maglie alte. Andiamo a fare 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta e poi successivamente, sempre lavorando in costa dietro, prendendo la parte qui, andiamo a fare le maglie alte. Dobbiamo raggiungere l'altro lato della scarpina. Quindi a metà, un po' meno della metà dell'altro lato. Nello stesso punto in direzione di quest'altra parte. Quindi lavorando sempre in costa, prendiamo questa maglia e lavoriamo tutto a maglie alte. E proseguiamo fino all'altro lato. Arrivati alla stessa altezza, andiamo a fare un altro giro di maglie alte su quelle appena realizzate. In base al lato della scarpa che state realizzando, dovete poi andare a fare il ciuntolino per chiudere la scarpina. Quindi, da questo lato, se dovete fare la scarpa sinistra, dovete continuare per questo lato e fare le vostre 20 catenelle in modo da poter fare poi le 20 maglie alte nelle catenelle. Se invece dovete fare l'altra scarpa, dovete naturalmente farlo dall'altro lato. Quindi proseguo con la realizzazione di 20 catenelle. Fatte le mie 20 catenelle, giro il lavoro in questo modo e vado a realizzare da questa parte 20 maglie alte. Vado a fare la prima, vado a sostituire con le 3 catenelle e poi vado a fare le mie 19 maglie alte nelle catenelle. Se il bottoncino che dovrete andare ad inserire non andrà nella maglia qui, dovete lasciare più catenelle in modo da poter inserire poi il vostro bottoncino. A me è un bottoncino piccolo, quindi posso tranquillamente inserirlo direttamente. Se invece il vostro bottoncino è più grande, dovete fare la catenella qui iniziale. Invece di fare 3 catenelle, fate 4 o 5 in base al bottoncino che dovete aggiungere. Finite le nostre maglie alte, ci andiamo ad unire qui nella prima maglia alta qui del giro precedente sotto e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Questa parte qui può anche essere rifinita con un altro giro di maglie basse, facoltativo, vedete un po' voi come più vi piace. Chiudo il mio lavoro, lascio il filo un po' più lungo. Per realizzare due fasce incrociate andiamo a fare una catenella di 20 maglie e andiamo a lavorare 20 maglie basse nelle nostre 20 catenelle. Di queste fasce ne dobbiamo fare due in modo da poi incrociarle in questo modo, da una e dall'altra. Fatte le nostre maglie alte, andremo poi ad incrociare in questo modo e andremo a cucire sulla scarpa lateralmente. Per realizzare l'occhiello qui che serve per far passare il cinturino, andiamo ad avviare una catenella di 10 maglie. Andiamo a lavorare 10 mezze maglie nelle nostre 10 maglie catenelle. Possiamo poi staccare il filo e andremo a cucire passandolo in questo modo qui. Cuciremo la base e poi andremo a cucirla
tra le due, le due fasce. Per realizzare la rosa che ha qui sul davanti, possiamo realizzare una catenella di 15-20 maglie come più vi piace e andate a fare 15-20 maglie basse nelle catenelle. E poi andremo ad arrotolare. Finito il giro, andiamo ad arrotolare in questo modo e poi andiamo a fermare con ago e filo. Abbiamo realizzato così la piccola rosa che andremo ad appoggiare qui sul davanti, dopo aver fatto anche le foglioline con il filato verde. Per le foglioline abbiamo una catenella di 10 maglie. Andiamo a fare nella prima maglia, qui andiamo a fare una maglia bassissima. Poi andiamo a fare due mezze maglie nelle successive. Poi andiamo a fare una maglia bassissima. E poi andiamo a fare una maglia bassa, due mezze maglie, una maglia bassa e una bassissima e chiudiamo il lavoro. Aiutandoci con gli spilli possiamo andare a fermare le parti incrociandole, mettiamo una fascia in questo modo, l'altra in quest'altro modo, andiamo a bloccare con gli spilli in modo che non si spostino durante la cucitura e cerchiamo di metterle alla stessa distanza. E possiamo andare a cucire con ago e filo. Posizioniamo in questo modo, prendiamo anche la codina e andiamo a cucire fermando bene. Andiamo a cucire prendendo la maglia in costa qui e bloccando con ago e filo. Possiamo togliere adesso spillo qui. Fermiamo bene, ripassiamo in modo che siamo sicuri. Ecco, e andiamo a bloccare anche gli altri lati allo stesso modo. Con ago e filo andiamo a bloccare anche questa parte qui centrale delle due fasce e andiamo a cucire anche l'occhiello un po' sotto e blocchiamo bene il tutto al centro. Andiamo poi a fermare la rosa sulle foglioline bloccandola al centro e poi andiamo a cucire qui al centro della scarpina. Andiamo poi a cucire il bottoncino qui al lato della scarpa e poi andremo ad abbottonare in base alla misura. Inseriamo il bottoncino e lo andiamo a bloccare. E rinforziamo. Ed eccole qui, queste sono le mie scarpine sandalo, spero che vi piacciono, condividete con i vostri amici, fateli iscrivere al canale, taggatemi se le fate, fatemi vedere i vostri lavori, vi aspetto al prossimo, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, fatemi le vostre richieste, ciao ciao, alla prossima.